grande gioia. E abbiamo unito le due isole, una ovviamente appartiene al Lazio, l'isola di Ponza, e Capri non ha bisogno di presentazioni. E abbiamo voluto presentare appunto i nostri vini bianchi in particolare, che si uniscono all'ottima cucina del nostro chef appunto Gennaro Mitrano, insieme a un quattro mani con Oreste Romagnolo, titolare dell'Oresteria Ponza, adesso ha un secondo locale di nuova apertura, e insieme hanno concepito un menù di pesce molto particolare. Capri è un'isola stupenda, molto turistica. Prodotti sì, prodotti no, arriva qualcosa direttamente dall'isola di Capri come frutta e come verdura, e facciamo di tutto per accontentare anche i nostri clienti internazionali. Sicuramente è una cucina molto semplice, pulita, diretta, e alla quale viene accostato comunque un grande servizio di sala, perché non dimentichiamo quanto sia importante l'accoglienza oggi più di prima dopo il Covid. Arrivo dall'isola di Ponza, quindi due isole insieme con Casale del Giglio, con Antonio Santarelli e Tommaso Cartagione, che sono sempre grandi amici e ci coinvolgono in queste belle iniziative. Io ho portato un antipasto e un secondo piatto. L'antipasto è un dentice su gelato di patate con foglia d'ostrica e perle di acciughe, mentre invece il secondo piatto è una crema di piselli con una spigola gratinata con un'impanatura di gamberi e delle perle di tartufo.